Possiamo iniziare la sessione pomeridiana di queste conferenze nazionali. Allora, chiamo Shieme Sasashima che parlerà dell'evoluzione della produzione delle perle nel tempo e nello spazio. Sono Shieme Sasashima, nata in Giappone e da 12 anni vivo in Italia. Sono gemmologa e tutor di GEMA, Istituto Gemmologo Ligure. Grazie agli organizzatori per l'invito a partecipare. Oggi vi parlo di perle. Le perle sono un materiale organico prodotto all'interno del corpo di molluschi, organismi viventi. È una gemma strettamente legata all'ambiente ed in simbiosi con la natura. Si dice che le perle siano una delle gemme più antiche nel mondo e che la relazione delle perle con l'uomo abbia una lunga storia. Guardiamo la storia. Le perle del Golfo Persico sono le più antiche del mondo. Risalgono a circa 4000 avanti Cristo. Anche la raccolta delle perle nel Golfo di Mannar è molto antica, con testimonianze che risalgono al 550 avanti Cristo. Le perle naturali d'acqua salata sono state utilizzate come ornamento in siti messicani e in caici tra 1400 e 500 avanti Cristo. Negli Stati Uniti di America, le perle d'acqua dolce invece sono state ampiamente utilizzate dalle popolazioni indigene fin dal 2000 avanti Cristo circa. Tutte le perle naturali in Europa sono di acqua dolce. Il mollusco si trova nelle regioni montuose con l'acqua pulita. L'industria delle perle naturali subì un declino per la recessione globale, la pesca eccessiva, emergere delle perle coltivate, il trasferimento della manodopera verso industria petrolifera e inquinamento. Famosa perla, la perla Hope, è una delle perle più grandi mai registrate. Si tratta di una perla brista proveniente dall'Ostrica labranera. I principali prodotti di perle sono i bivalvi del genere Pinctada, da cui provengono le pregiate perle di mare. Alcuni tipi di bivalvi acqua dolce producono delle perle. Guardiamo perle naturali, formazione di perle. Le perle naturali sono perle in cui le cellule epiteliali esterne del mantello entrano accidentalmente nel corpo molle della conchiglia e formano un sacco perlifero. Le cellule epiteliali compongono il sacco perlifero, secretano calcite al conchiglione nella sacca per formare la perla. Ci sono due tipi di perle naturali, cistica e blister. Le perle cistiche si formano quando il sacco perlifero si stacca dalla parte principale del mantello. Le sue cellule sono ancora viventi e continuano a secernene. Brista. Una perla naturale viene chiamata blister dopo che si è formata nella sacca, poi esce dalla sacca e si attacca alla superficie interna della conchiglia. Questi sono degli esempi di perle naturali nel mercato di oggi. Perle naturali conci e perle nero. Anche qui a Barone, le perle si trovano al lago Australia, Giappone, Messico e Nuova Zelanda. Le perle di coltivazione di Abarone sono perle blister. Anche sotto c'è acqua dolce. Ci sono anche alcuni esempi di perle di acqua dolce provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, utilizzate per nuclei perle naturali, coltivate, scusa.
si formano all'interno di molluschi vivi, all'interno di un sacco perlifero coltivato, con intervento umano e una varietà di condizioni che dipendono dal mollusco, dagli obiettivi. Le pelle cinesi si forma di Buddha, sono i primi esempi di coltivazione nella storia. Risalenti al XI secolo, questo metodo provvedeva all'inserimento dell'immagine di Buddha in piombo tra madrepella e il mantello di un mollusco d'acqua dolce. Nel 1893 riuscì a coltivare 5 pelle in blister, utilizzando i nuclei di madrepella. Voleva replicare l'antico metodo cinese di coltura delle pelle blister. Nel 1904 Tatsuhei Mise dichiarò di aver creato una vera pelle rotonda con il metodo dell'introduzione. Nel 1916 Mikimoto iniziò la produzione di pelle e divenne inventore mondiale delle vere pelle rotonde. Nasce così l'industria della coltivazione delle pelle. Le pelle che immise sul mercato europeo nel 1919 erano coltivate per 3-5 anni e avevano una dimensione di 7 mm con un nucleo di 4 mm. Ciò significa che lo spessore dello strato madreperlaceo era 1,5 mm. Dopo l'invenzione della coltivazione delle pelle sferiche, si tentò presto di coltivare le pelle con altre ostriche perlifere, come le ostriche bianche, nere, bave. Quando i molluschi hanno 3 anni, sono pronti per il processo di coltura e vengono estratti dall'acqua. Ciascuno riceve impianto di 1 o 2 sferette di madrepella, usualmente ricavata da un mollusco nordamericano di acqua dolce. Un'ostrica viene sacrificata il suo mantello, viene tagliato i pezzi di 2-3 metri. Ognuno di questi messo a contatto con un nucleo di madrepella, insieme viene inserito un'incisione fatta nel corpo dell'animale ospite. Nelle ostriche a coia vengono inserite 1 o 2 pelle da 6 mm, dipende dal tipo di ostriche. Il periodo di coltivazione per 1 o 2 anni. Fino al 50% delle ostriche muore o espelle questi impianti. Molte ostriche sono usate 2 o 3 volte con il diametro delle sfere generalmente crescente ed ogni operazione successiva. Il nucleo sferico introdotto nel corpo dell'ostrica non inizia da solo la produzione della madrepella. Per iniziare il processo di costruzione della pella occorre un pezzetto di mantello vivente sia messo in contatto con ogni nucleo. È questo tessuto del mantello che induce ostrica e produrre usacca perlifera, protettiva così di coprire il nucleo con la madrepella. La coltivazione di pelle prive di nucleo prevede la realizzazione di un piccolo foro a forma di tasca nel mantello del mollusco. In questa tasca viene inserito un piccolo pezzo di tessuto del mantello sacrificale, tagliato 4-5 mm. Il pezzo deve essere piegato bene, in due, intorno della tasca e imbustato. Il periodo di coltura di 2 o 3 anni. Le pelle d'acqua dolce sono prodotte da varie specie di molluschi. In Giappone nel 1935 è iniziata la produzione del lago Biwa, guardate sotto foto. Oggi i ibridi tra mollusco triangolo cinese e giapponese sono utilizzati sia in Cina che in Giappone. All'inizio del XXI secolo la Cina dominava la produzione di pelle acqua dolce e ancora oggi produce quasi 100% delle pelle d'acqua dolce coltivate presenti sul mercato.
Le pelle d'acqua dolce nucleate sono state create a Kasumigaura negli anni 60. Utilizzando un ago hanno inserito un piccolo nucleo di madrepella, forato e un pezzo di tessuto donatore nel mantello dei molluschi. L'inserimento ha ridotto notevolmente la produzione a 40 kg all'anno. Attualmente esistono tre tipi di nuclei di acqua dolce. Si tratta di madrepella, perle e sedimenti nucleati. Le perle soufflé sotto destra e centro di foto sono state realizzate inserendo una sostanza simile al terriccio in un sacco pellifero esistente dopo il primo raccolto, quindi centro quasi tutto buco. Le ostriche di Accoya sono di piccole dimensioni, da 5 a 10 cm. Attenzione, il termine keshi, originariamente usato per indicare le piccole perle naturali in Giappone, è oggi utilizzato solo per le d'acqua salata. In riferimento alle perle di coltura senza nucleo, che sono un sottoprodotto delle perle di coltura. Negli anni 50 e 60, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la coltivazione delle perle ha iniziato a espandersi in Myanmar, Australia, Indonesia e Filippine, dove attualmente operano circa 30 aziende giapponesi. Nel 1965 le prime perle di Tahiti coltivate furono raccolte a Bora Bora dal veterinario francese Jean-Marie Demar, accompagnato da tecnici giapponesi. Negli anni 80 la coltivazione iniziò seriamente e divenne nota come corsa alle pelle. Imitazioni di pelle sono perline di vetro, plastica o conchiglia, rivestite di una sostanza che imita lo strato madreperlaceo. Il rivestimento è costruito da guanina, un minuscolo cristallo che si trova attaccato al tessuto delle squame delle aringhe, quindi viene da pesce. Questi cristalli vengono raccolti e mescolati in una lacca che viene applicata alle pelle, rivestita 5-10 volte. A lenti 10 volte la superficie delle imitazioni di pelle si presenta granulosa, guardate sotto sinistra e destra di foto. I fori del filo della collana non sono nitidi e sono dipinti in modo non uniforme. A gennaio 22, prima di Covid, ho visitato personalmente un'azienda giapponese di perle coltivate. Questa azienda di acquacoltura ha iniziato la coltivazione delle perle nella parte più settentrionale del Giappone nel 1952, più o meno vicino a Kyoto, più nord Kyoto. In inverno, quando la temperatura d'acqua si abbassa, i molluschi vengono trasportati via terra con un camion nella prefettura di Mie per svernare. Al contrario, bassa temperatura dell'acqua prima della raccolta consente allo strato madreperlaceo di crescere lentamente, ottenendo una perla a grana fine. In questo modo si evita anche la concentrazione di coltivatori di perle, il sovraffollamento del mare. Questo avviene proprio durante la stagione del raccolto, nota come hamaage. Poco prima delle hamaage, gli allevatori trasferiscono le conchiglie maduri nelle zone di pesca, dove le perle vengono migliorate in termini di colore e consistenza e vengono apportati gli ultimi ridotti. Dopo la cernita, il 28% delle ostriche Accoya nucleate sono perle di buona qualità. Di queste il 5% sono perle di alta qualità, note come Hanadama. Le conchiglie sono utilizzate per la produzione di bottoni e altri materiali decorativi, medicinali e cosmetici.
mentre i capesanti sono commestibili. Inoltre la prefettura di Mie prevede di utilizzare la carne di gusci come composto, attualmente in fase pratica. Mikimoto è stata fondata da Aino-shima, è una isola nella prefettura di Fukuoka, isola di Tsubu, nel 2007, con l'obiettivo di produrre una piccola quantità di perle di alta qualità, rare e preziose, e presta attenzione alla protezione delle risorse di ostriche madre e alla conservazione dell'ambiente delle zone di pesca. L'ambiente delle zone di pesca è gestito scientificamente utilizzando più moderne apparecchiature di misurazione ambientale. Le ostriche madri sono gestite a livello genetico con analisi del genoma. La coltivazione delle perle viene effettuata nel rispetto dell'ambiente. Sarà importante imparare dalla storia e creare un nuovo modello di nuova generazione per l'allevamento sostenibile delle perle, proteggendo al contempo l'ambiente marino. Grazie mille. Arigato gozaimashita. Grazie. Ci sono domande? Grazie allora ancora. Il prossimo relatore è Flavio Butini, che ci parlerà di archeogemmologia e l'apporto del laboratorio gemmologico all'archeologia e al commercio. Dunque, affronterò vari... l'argomento principalmente è questo dell'interdisciplinarità tra il mondo della gemmologia e il mondo dell'archeologia. Porterò dei casi pratici e ho pensato di sviluppare questo mio intervento lungo tre direttrici. Quelli che sono, diciamo, i casi istituzionali, quindi quando il laboratorio si trova a collaborare con istituzioni, quindi soprintendenze o musei; casi commerciali, quindi i casi in cui il laboratorio si trova ad operare con case d'asta, antiquari o anche privati, e qui intendo praticamente riferirmi a, vedo i miei colleghi dell'Istituto Gemmologico Italiano e di altri laboratori gemmologici, proprio l'emissione di un report che accompagni non il diamante sfaccettato, non la gemma sfaccettata, ma l'archeogemma o l'archeomateriale. Sia quindi l'apporto nell'identificazione semplice, nella nomenclatura delle gemme, sia nell'identificazione dei trattamenti che dell'origine geografica e quindi di altri servizi che vengono normalmente prestati nei laboratori gemmologici, che hanno un uso poi nel settore dell'archeologia a volte inaspettati. Vediamo alcuni di questi casi. Nel 2010 a Santa Severa, in provincia di Roma, in un santuario etrusco, a cura della professoressa Baglione dell'Università della Sapienza di Roma, viene ritrovato in una sala questo bellissimo ciondolo, presumibilmente era usato come ciondolo, che è stato portato in laboratorio con una già, diciamo, identificazione visiva come giada, giateite, ed è stata invece un po' meglio classificata nel laboratorio come giada onfacite. Questo ha portato gli archeologi a inquadrare anche a livello geografico in modo più puntuale l'ipotetica provenienza del materiale litico di questo gioiello. Qui la collaborazione invece con il Museo Etrusco di Villa Giulia. Abbiamo analizzato diversi pezzi della gioielleria Castellani. I Castellani, per chi non lo sapesse, è stata una dinastia, si può dire, no? Particolarmente lunga, ha operato circa un secolo a Roma ed in Europa nella produzione di gioielleria antica o simile antica, quindi imitando modelli classici romani ed etruschi per lo più, ma anche facendo opera di antiquariato, quindi raccogliendo e vendendo antiquariato. Augusto Castellani nel 1870 produce anche un testo che si chiama Le Gemme, in cui descrive questo particolare oggetto come lo zaffiro di Viappia. È un incredibile cameo in zaffiro di epoca romana che raffigura l'imperatore Vespasiano, di cui lo stesso Castellani commissiona ad un intagliatore romano dell'epoca, tale Odelli, di farne una riproduzione in quarzo azzurro.
Quindi quarzo azzurro, fibula in quarzo azzurro è stata la classificazione che ha accompagnato questo gioiello dal 1870 fino a quando è approdato appunto in un laboratorio gemologico ed è stato identificato come cordierite. Quindi ancora qui l'apporto del laboratorio è stato sì semplice, ma diciamo ha posto un'identificazione chiara di questo bellissimo gioiello. Ancora nella gioielleria Castellani abbiamo questa spilla con cammeo e una serie di gemme rosse, già precedentemente identificate nel 1983 da Geoffrey Mann in un bellissimo catalogo che si chiama Castellani et Giuliani, altri operatori dell'Ottocento di questo tipo di gioielleria, e le identifica come antiche pietre dure, quindi verosimilmente le scambia per corniole. In seguito avviene una seconda identificazione ad opera sul catalogo del Devoto Battaglia, in cui queste gemme vengono identificate come bezoar, quindi dei calcoli, delle concrezioni calcaree, dei calcoli di capra, di pecora. Vengono poi invece più puntualmente identificate, grazie all'apporto gemmologico, come perle di pinna nobilis. Questo ad esempio è il classico caso in cui l'identificazione gemmologica ha dato impulso ad una breve ricerca, ad ogni modo, che è avvenuta nell'ambito dell'archivio di Stato, e è stato ritrovato un documento di acquisto della gioielleria Castellani dalla Sardegna, quindi una specie di bolla d'accompagnamento di perle rosse di Sardegna. In effetti in Sardegna c'era una produzione, una raccolta di queste perle di pinna nobilis. Attualmente anche nell'isola di Carloforte c'è una debole, insomma, un'artigianale produzione di tessuto di bisso da perla di pinna, quindi di fatto c'erano montate, ci sono altri gioielli castellani che montano queste perle rosse, che è un prodotto italiano e quindi insomma anche diciamo, un piccolo vanto nella produzione gemmologica del nostro paese. 2011, qui la collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Archeologici del Lazio, ci troviamo a Colonna, zona Colli Albani, per chi conoscesse i dintorni di Roma, in uno scavo ben conosciuto perché era un cimitero insomma di primo imperiale, quindi primo secondo secolo dopo Cristo, viene trovato un tumulo sotterraneo con all'interno una donna e con accanto, vedete, è percolata dell'acqua, quindi ahimè insomma la conservazione era molto molto purtroppo disordinata. E nell'inset si intravede un gioiello che era questo qua, meraviglioso. Questa doveva essere probabilmente la Ivana Trump dell'epoca, perché un gioiello così certo non era da tutti. Il gioiello è composto da 25 nodi di Ercole e da 7 zaffiri, sia forati che lavorati a capo, cioè incassati. Non solo, ma negli spazi, non so se si riesce a vedere, ma tra uno zaffiro e un altro ci sono due perni in ognuno dei due nodi d'Ercole che separano uno zaffiro dall'altro, che molto probabilmente alloggiavano un'altra pietra, un'altra gemma forata. Verosimilmente l'unica cosa che ci è venuta in mente è che si potesse trattare di perle, perché ad ogni modo di qualche gemma che era montata in questi perni, che però erano anche ribattuti, quindi non possono essere sfuggite, quindi qualche materiale che in, bene o male, 2000 anni di contatto con acque possibilmente acide per l'attraversamento del materiale sovrastante possono essersi disciolte completamente. Quindi abbiamo ipotizzato insieme agli archeologi che potessero essere delle perle. Anche, quindi, oltre all'identificazione e alla descrizione che abbiamo fatto e alla stima del peso che abbiamo fatto delle pietre, la scoperta, insomma, per un laboratorio gemmologico è un'analisi quasi di routine, sono esami volti all'identificazione dell'origine geografica. Abbiamo infatti trovato perlomeno due origini distinte da questi zaffiri, in cui, se non sbaglio, quattro erano di origine basaltica e gli altri tre di origine metamorfica. Questo ha portato a pensare quindi a una raccolta di queste pietre e a veri e propri grossisti di zaffiri già nel primo secondo secolo dopo Cristo, che si occupavano di raccogliere zaffiri da varie parti del mondo. Ad oggi insomma le fonti più comuni sono quelle dell'Oriente, ma anche ammettendo che potessero venire dall'Etiopia o, come qualche studioso inglese ha ammesso, poter venire dal massivo centrale francese, anche se i primi zaffiri sono apparsi in epoca medievale, però no, per non escludere che fortunatamente se ne siano trovati anche precedenti, resta il fatto che già in epoca romana si montavano gioielli collezionando pietre da varie parti del mondo. Questo insomma ha dato questo respiro al commercio.
Qui la collaborazione è stata con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Abbiamo avuto modo di analizzare questo meraviglioso zaffiro di circa 11 carati, immaginate 21x12 mm, quindi una pietra molto grande, molto importante, con questo bellissimo ippocampo inciso. C'è stata una pubblicazione a quattro mani, di nuovo tra laboratori gemologici, noi come IGN di Roma e l'SSF di Basilea, in cui abbiamo provato a rilevarne l'origine geografica. Anche questo si tratta di uno zaffiro basaltico, probabilmente proveniente dall'Etiopia. Quindi anche qua, diciamo, abbiamo dato nuovamente spiegazione o parte della spiegazione di commerci tra Pompei. Infatti questo zaffiro è stato trovato nel 1894 dietro alla grande palestra che si trova a Pompei, nella casa detta del gemmario, in cui sono state trovate due cassaforti di legno con delle cerniere in ferro, da lì vengono chiamate casseforti, insomma per l'epoca era già un posto abbastanza sicuro, insieme ad altre credo 16 gemme e più a strumenti e altre gemme anche non soltanto sbozzate ma appena inizialmente intagliate. Inoltre c'era una targa all'inizio della via che praticamente era un po' una pubblicità che declamava Prisco Campano Celator Feliciter, quindi Prisco il Campano Celator, cioè intagliatore Feliciter, diciamo di fama, ecco, di successo. Era un po' forse una pubblicità che si era messo sulla via, quindi fa pensare proprio alla bottega e sia laboratorio e bottega di vendita di un antico incisore. Collaborazione col Museo di Histoire de Vallée de Sion, questa, se posso dire, mi rivolgo ai miei colleghi che proprio operano in laboratorio, io credo che da quando faccio questo lavoro sia la più bella pietra che mi sia capitata per le mani. È stato svenevole per averla tra le mani. Questa era classificata come giada nefrite, sarà trovata nel 96 in uno scavo proprio nel Canton Vallese, che era già era un centro urbano già dal primo secolo, quindi dell'imperatore Claudio. Ed era identificata appunto come giada nefrite. Esiste una bellissima descrizione dell'Alessandro Magno ad opera di Frumusa, quindi non ho fatto la referenza nell'abstract, ma per chi volesse approfondire è una descrizione molto bella della glittica, ma soprattutto proprio dell'iconografia del soggetto. Nel nostro laboratorio abbiamo scoperto quello che speravamo di scoprire, ovvero che si tratta di cromo calcedonio in realtà, quindi non è giada nefrite. Il cromo calcedonio è una pietra che ha trovato un particolare impiego nell'intaglio in epoca classica, specie di volti di re imperatori. Siamo vicini alla pubblicazione di un testo, ne parlerò anche alla fine di questa presentazione, che è a breve, in cui mettiamo anche in risalto questa pietra. Alcuni casi di commercio. Questi qua, che adesso vi elencherò, sono semplicemente casi in cui commercianti, per lo più romani o case d'asta, si sono rivolte a noi per identificare e accompagnare l'oggetto da un documento. Qui infatti adesso vi mostro qualche oggetto, dopodiché proporrò una sorta di classificazione, che è quella un po' come sono le 4C del diamante per le arcogemme. Qui abbiamo un'agata cammeo raffigurante Medusa, ancora montata su un gioiello Castellani, di nuovo due granati incisi sempre su un gioiello Castellani, quindi ripeto, questi qua sono tutti oggetti di privati o di commercio. Una collana di Bulgari, che è stata così audace da montare in questa magnifica collana ben 20 pietre incise, tutte di epoca romana, in cui c'erano Corniola, Caciolon, Prasio, Niccolo, Diaspro, Diaspro Nero, Sarda, Sardonice, Ametista. Qui alcune gemme che girano parecchio in Italia, ed è la famosa collezione Poniatowski. Poniatowski, per chi di voi non lo sapesse, era stato un nobile politico polacco, nato a metà del 1700 e vissuto in Italia tra il 1800 e il 1830. Ha svolto per lo più opera di politica e di mecenatismo, anche commissionando fino a circa 2500 gemme incise con soggetti classici e alimentando la diceria che si trattasse di gemme di quell'epoca, cosa assolutamente falsa perché appunto erano ottocentesche. Resta il fatto che questa collezione è stata smembrata e riassemblata più volte negli anni, è una storia anche affascinante che non conosco neanche a fondo, ma insomma così
all'atere e vengono mostrate vari soggetti classici. Qui abbiamo una corniola con un bellissimo intaglio raffigurante il tributo ai Lari, qui abbiamo un'altra corniola con tritoni, remo e tripode, qui abbiamo Orfeo con Baccanti, poco prima che probabilmente le Baccanti poi, sapete, hanno ucciso Orfeo non sopportando il suo rifiuto, ecco. Ercole che comunque uccide il leone di Nemea. Ecco, qui abbiamo insomma quello che poi è una serie di report che accompagnano questi oggetti, quindi foto e descrizione sia di gemme, quindi poi montate, qui abbiamo quindi una serie di certificati con archeogemme montate su anelli, spille e monili vari. Qui abbiamo invece una serie di report con invece soltanto gemme sciolte. Questa è una possibile classificazione che viene proposta, può essere proposta in un laboratorio gemmologico nell'ambito delle archeogemme. Chiaramente l'identificazione è una descrizione fatta di pese e misure, il tipo di taglio di lavorazione, quindi il tipo di taglio, mi riferisco alla forma del bruting, quindi della sbozzatura, e al limite anche da una descrizione delle pareti, quindi il tronco conico convessa o biconvessa, quindi proprio la forma del taglio del materiale, e il tipo di lavorazione, quindi intaglio più incisione, cammeo più incisione, intaglio e cammeo, insomma, quindi tutte le tecniche di glittica che sono state applicate sulla gemma. Descrizione del soggetto. Descrizione del soggetto che può essere da molto anche molto vaga, ad esempio uomo combatte con un leone, nel senso se non si conosce esattamente l'iconografia, quindi non si riconosce, qui vedete in fondo c'è anche la clava, il che diciamo è il classico attributo di Ercole, quindi ci fa riconoscere Ercole con il leone di Nemea, questo è un soggetto famosissimo, ma soggetti meno conosciuti possono essere anche descritti, ripeto, in ambito gemmologico, quindi non rubiamo il lavoro agli archeologi o agli storici dell'arte. Quindi la classificazione può anche essere estremamente semplice, scena di guerra, scena campestre, figura umana, figura femminile. Giudizio sull'esecuzione, questo può essere un buon punto, quindi può essere un'esecuzione grossolana, un'esecuzione dettagliata, un'esecuzione finemente dettagliata o particolareggiata. Questo è un po' quello che il linguaggio che si usa nel diamante, da excellent, very good, good, fair, insomma, quindi questo tipo di linguaggio in gemmologia può essere applicato ad altri materiali, comprese le archeogemme. Lo stato di conservazione, quindi ottimo stato di conservazione, buono, mediocre, scarso. Note sui trattamenti o i restauri, trattamenti perché le gemme possono essere trattate come qualsiasi altra gemma in gemmologia, restauri perché essendo gemme antiche capita anche spesso che ci siano. Attribuzione del periodo, questo solitamente avviene a varie mani tra archeologi, storici dell'arte e spesso gemmologi o antiquari. E confronti bibliografici vengono spesso riportati sia per il soggetto che per l'attribuzione del periodo all'interno del certificato. Quindi questo qua potrebbe essere un po' il quadro di un certificato gemmologico in ambito delle archeogemme. Un'ultima sezione che volevo trattare brevemente è quanto un laboratorio possa produrre anche di ricerca nelle archeogemme, quindi non è il lavoro di ricerca, anche non è appannaggio dell'archeologia, ma anche i laboratori gemmologici possono contribuire. Ad esempio noi a Roma abbiamo pubblicato un testo dal titolo L'enigma di Vasi Murrini, che prende spunto da un racconto di Plinio il Vecchio nel suo Naturalis Historia, che ci narra come Pompeo Magno nel primo secolo avanti Cristo riporti come bottino di guerra questi vasi, queste coppe di murra. Sul cosa fosse la murra si sono domandate e si sono espressi vari studiosi, ipotizzando che si potesse trattare di ambra, di corniola, di calcedonio, di agata, di varie gemme. Fatto sta che già in epoca imperiale si parla di cifre di acquisto per coppe, mestoli, bicchieri fatti in questo materiale, che andavano dai 70.000 sesterzi al milione di sesterzi. Io ho provato a traslare la paga del sesterzo di un soldato in quanto viene pagato un soldato professionista oggi, e ho così calcolato che 70.000 sesterzi pagati per un calice della capienza di neanche un litro in un milione di euro, fino ad arrivare alla coppa di Nerone pagata un milione di sesterzi, corrispondenti a circa 15 milioni di euro oggi. Quindi la murra diventa
l'oggetto più lussuoso del primo secolo d.C. Ne esistono soltanto tre reperti, sono quelli conosciuti almeno, sono quelli lì esposti: il Cantaro Cup, Crawford Cup al British Museum, anche l'altra al British Museum al Barber Cup, e una alla Smolian Museum, che quando sono andato non l'hanno trovata. Io ho chiesto, buongiorno, volevo fotografare, ho mobilitato tutto la Smolian Museum, non mi hanno trovato. Cioè, trattasi di fluorite. Non vi so dire per il tempo, ma il testo parla proprio di questo, cioè come mai con l'occhio del gemmologo siamo arrivati dalla descrizione che ne fa Plinio alle descrizioni che ne fanno altri autori in seguito, come può essere identificata unilateralmente la murra nella fluorite. Vi invito alla lettura del testo. Un'altra attività di ricerca in cui siamo attualmente impegnati e probabilmente quasi a compimento, anche in collaborazione con l'Università di Ferrara, che oggi così gentilmente mi ha anche ospitato, è proprio una ricerca sul cromo calcedonio, e parlo sempre utilizzato necessariamente in Italia antichi, dal momento che questa gemma è apparsa e poi scomparsa a cavallo tra il secondo secolo avanti Cristo e il terzo dopo Cristo. Quindi non si trovano, nel libro ci sono delle eccezioni, ma praticamente non si trovano intagli in cromo calcedonio precedenti al secondo secolo e non si trovano intagli in cromo calcedonio successivi al terzo secolo. Quindi questo cromo calcedonio a un certo punto è sparito dai mercati, non si trova più. Gli intagli ottocenteschi e settecenteschi che si trovano in cromo calcedonio sono assolutamente da attribuire a materiale di scavo non intagliato, o già intagliato e modificato, o non intagliato all'epoca e intagliato poi in epoca successiva. Quello che si mette anche in risalto, oltre chiaramente alla parte gemmologica del cromo calcedonio, è il fatto che il crisoprasio veniva, il cromo calcedonio più precisamente, veniva spesso utilizzato nella raffigurazione di re, imperatori o scene, diciamo, a carattere imperiale come questa dell'Aquila, come l'imperatore Galba o come l'imperatore Claudio. Questi erano, diciamo, i filoni che volevo affrontare, quindi la gemmologia e l'archeologia, a supporto dei musei e delle sovrintendenze, a supporto del commercio e nel mondo della ricerca. Credo di averlo affrontato in modo breve, ma con l'idea che avevo in mente è abbastanza completa. Grazie. Grazie Flavio, perché è interessantissimo. E ti volevo, se c'è qualche domanda in sala, perfetto, allora facciamo parlare. Grazie, ciao. Ti volevo chiedere, ma nel, diciamo, report di un oggetto antico non mettete la provenienza? Perché ora potrebbe essere interessante, adesso stiamo facendo tesi in archeogemmologia, no? È interessante cercare di risalire alla provenienza. Allora, diciamo, non la mettete, diciamo, come campo base, oppure se capita la mettete come... Allora, obbligato, mi sembra. No. Allora, no, di default no, non lo facciamo neanche con i corindoni di default. Allora, come tu sai, Loredana benissimo sa, esprimere l'opinione sull'origine geografica di una gemma è una materia alquanto controversa, e a mio modesto parere quello su cui si basa, almeno per un gemmologo, probabilmente sono i campioni certi, al di là poi dell'analisi che ad oggi ormai sono approdate alla spettroscopia di massa, quindi i grossi laboratori fanno subito spettroscopia di massa, ablazioni, eccetera. Ma anche il laboratorio medio e piccolo che opera per confronti, quello che deve avere è un ricco repertorio. Solitamente questi ricchi repertori si riesce a costruirli su gemme le cui produzioni e le cui fonti sono abbastanza circoscritte. Quindi faccio l'esempio dei rubini e degli zaffiri, già negli spinelli è particolarmente difficile. Per le tourmaline Paraiba è un servizio che vari laboratori ad esempio offrono, perché ad oggi bene o male circa sono tre le località da cui si estrae la Paraiba, e non so su che altro si faccia origine geografica delle gemme, ma tanto sarebbe più difficile offrire questo servizio su calcedoni che si trovano in ogni parte del mondo, e su altre varietà di quarzo che si trova abbondantemente in ogni parte del mondo, quindi sarebbe virtualmente impossibile, e anche qualora non lo fosse bisognerebbe costruirsi un tale repertorio che prenderebbe un lunghissimo impegno. Quindi attualmente no, quella dell'origine geografica sulle gemme incise non è un servizio che noi offriamo. Ok,
Sì, ho una domanda. Nell'arte glittica spesso si studiano le tracce di lavorazione, si prendono le impronte, si vedono dei residui. Voi lo fate, l'avete fatto, visto che avete l'opportunità di studiare tantissimi, diciamo, di queste gemme intagliate. Abbiamo un ricchissimo materiale fotografico di tracce, quindi tracce di utensili e di lavorazione. Noi ci siamo attrezzati a Roma anche con la microscopia a forza atomica, quindi è un'analisi superficiale che ci permette di risolvere i micrometri, ma quasi nanometri, insomma nell'ordine dei 500 nanometri. Sfortunatamente questa è una tecnica estremamente lenta ed estremamente complessa, quindi non abbiamo ancora sviluppato un database di microscopia di forza atomica sulle incisioni, ma era proprio il nostro sogno, è stato il motivo per cui abbiamo investito in questa tecnologia. Se devo essere completamente onesto, è una tecnologia al di fuori della nostra portata. Noi abbiamo per un po' assunto una fisica del centro di fisica nucleare di Frascati a Roma, che ha collaborato un po' con noi. Dopodiché ho cercato altre collaborazioni alla Sapienza, all'università, perché necessariamente ci serve un operatore. Sono misurazioni che prendono 25-45 minuti per fare una misurazione su un'area di 50 micron per 50 micron, quindi su una stessa gemma potresti prendere vari punti, quindi abbiamo sì questo repertorio, quello fotografico è molto ricco, quello un po' più avanzato tarda a venire perché ho visto giù, ho parlato con i signori della Bruker, che anche ho visto facendo una composizione, no, tomografica, tutte analisi estremamente costose. Sì, sì, no, ma in alcuni casi si fanno dei calchi con resine nanostrutturate, per cui hai l'impronta, la registrazione della traccia, che potrebbe essere un utile confronto, soprattutto per periodi o lavorazioni successive, di oggetti riutilizzati che nel tempo, vabbè, sai che sono comuni. Sì, sì, è vero, è un'altra grossa passione, i calchi, alcuni ne facciamo e non sempre vengono fatti. Quella del fare un buon calco, lei mi insegna, non so di cosa si occupa, ma se lo cita evidentemente ne sa qualcosa, è un'altra operazione artigianale non da poco, giusto? Fare un calco fatto bene non è proprio... E te lo dico perché l'ho fatto, ho comprato su Amazon buste che andavano dal gel, quello che fanno i dentisti, a qualsiasi cosa, e ho provato a fare i miei impiastri col gesso, l'impiastro con, come si chiama quello dei dentisti, adesso non ce l'ho in mente, e quindi ne ho fatti di calchi, però è un'altra cosa, cioè, quindi dovrei lavorare col fisico, col calcologo, capito, insomma diventa complicato, però sì, c'è uno studio di quello, è valido l'osservazione che fai, gli studi delle tracce è molto importante nella glittica, è vero. Grazie ancora. Prossimo intervento di Clarisse Poloni, che ci parlerà del credito su stima e le nuove sfide nell'economia sostenibile. Salve, ok, mi sentite, perfetto. Allora, prima di tutto buongiorno, grazie per l'attenzione che mi state per dedicare, è un onore essere qui come per me, come gemologa e per l'azienda effettivamente che vado a presentare. Affide in sé per sé è una società di servizi finanziari, che uno si potrebbe chiedere che cosa ci sto facendo io allora qui a parlare. È una società di servizi finanziari che si basano sulle stime dei preziosi, e nel momento in cui effettivamente andiamo a percorrere la storia di questo tipo di servizio, che è il credito su stima, vediamo che è un servizio antico, uno dei più antichi in realtà a livello di credito, dal 1462 con il Monte a Perugia. Però rimane la domanda che effettivamente che ci facciamo noi qui in una conferenza che parla di gemmologia a livello anche scientifico, accademico. In realtà quella che era mia intenzione era presentare una piccola riflessione per quello che è il mondo del gioiello, staccandoci forse un attimino dalla visione più strettamente accademica, gemmologica o mineralogica che sia, per quello che riguarda l'etica di quelle che nel mondo del gioiello a un certo punto diventano globalmente materie prime. Che si parli di estrazione, che sia estrazione dell'oro, che sia estrazione dei diamanti o di qualsiasi altra gemma, nel momento in cui io poi sono produttore di gioielli, per me sono materie prime
che adesso effettivamente si sono scontrate ormai da anni con un problema che è quello dell'etica. Lo fa il World Gold Council con il discorso dell'etica nell'estrazione dell'oro, che ha tutta una serie di sue problematiche. Lo ha fatto il Kimberley Process dopo il problema dei diamanti da conflitto. Effettivamente si è provato a trovare una soluzione con un certo tipo di catena di controllo, di tutela per quella che è l'etica dell'estrazione delle materie prime. Ma c'è un altro piccolo dettaglio che sta pian pianino diventando sempre più importante sotto i riflettori mondiali, che è la parte ecosostenibile. Quanto è ecosostenibile una miniera? Un'estrazione, che sia di una gemma, che sia dell'oro, che impatto ambientale ha? E se io invece di estrarla quella gemma decido di produrla a livello di sintesi, che impatto ambientale sto producendo realmente? È davvero sostenibile quello che sto producendo? È davvero meglio? Questo è effettivamente un argomento che altre realtà stanno cominciando a presentare, lo stanno presentando per quello che riguarda il diamante sintetico, che forse a livello gemmologico non è nuovo, non si può più parlare di una cosa nuova quando lo conosciamo dagli anni 50. Ma per il consumatore il diamante sintetico è ancora nuovo e la sua presenza sul mercato è che è diamante ecosostenibile. E la presenza del diamante naturale qual è allora? Come si può presentare, come può affrontare questo tipo di battaglia, fra virgolette, il diamante naturale? Cosa di meglio se io vado a cercare, fra virgolette, il diamante bio? La stessa cosa effettivamente ho notato è venuta fuori con i rubini della Groenlandia, perché anche loro si stanno presentando come più ecosostenibili. D'altronde è un discorso di estrazione etica, perché stiamo parlando di paesi che non sono paesi in via di sviluppo, non si sta parlando di Africa, si sta parlando di Myanmar, di paesi che hanno delle problematiche a livello sociale anche. Stiamo parlando di paesi che possono garantire dei diritti ai lavoratori e garantire di fare delle estrazioni che siano con un minore impatto ecologico rispetto ad altre. D'altronde se ne è parlato anche per l'impatto delle miniere di Zavorite nel parco di Tsavo, di quanto potessero impattare sul parco naturale. In questo io metto un piccolo dettaglio che è quello dell'oro. Uno dice in gemologia non c'entra nulla, vero forse? Ma nel gioiello c'entra tanto, perché nel momento in cui alla fine di tutto le gemme io le monto, e le monto su oro per la maggior parte del tempo, e quando io poi vado a metterci un cartellino del prezzo e lo do e lo presento al consumatore, sto presentando un gioiello, non sto presentando un diamante, un rubino, sto presentando un anello con un rubino, una spilla, sto presentando quella che per altri versi è un'opera d'arte di ragazzi e ragazze che studiano di jewelry design per motivi artistici, quindi un mondo che va oltre la semplice identificazione. E nell'oro si parla tanto di riciclo, se ne è parlato, questo è stato divertente, con le Olimpiadi di Tokyo 2020, per il riciclo dell'oro utilizzato nelle medaglie. Se ne parla, effettivamente il World Gold Council. Perché? Per quello che riguarda l'oro, già dicono, guardate, il 25% della domanda di oro è soddisfatta da oro riciclato, attraverso oro proveniente dall'elettronica, oro proveniente da altri gioielli. D'altronde si tratta di una materia prima molto scarsa, ce n'è veramente poco in giro, e quindi perché non riciclarlo? Non solo però usare di nuovo l'energia per rifonderlo, perché anche questo che viene tirato fuori dai vecchi smartphone, io lo rifondo e ci faccio le medaglie d'oro. E poi le do possibilmente tutta l'Italia. Ne abbiamo prese svariate. Ma c'è anche un discorso di economia circolare. Io il riciclo, soprattutto per quel che riguarda il gioiello, non lo devo vedere più come un sto svendendo un gioiello oppure sto comprando un gioiello usato. Esiste la possibilità, e adesso anche la stessa Europa sta puntando tanto su questo, di quella che è un utilizzo di un'economia circolare. In America lo chiamano pre-loved,
perché gli americani da questo punto di vista sono bravissimi a mettere le etichette accattivanti, ma in sostanza si tratta di cambiare quella che è la percezione del mercato del gioiello, e quindi a noi interessa, vendita all'asta, non è più un oggetto usato, è un oggetto che dal punto di vista ecologico è sostenibile, perché quella pietra è già stata minata una volta, quella pietra è già stata tagliata una volta, quell'oro io non lo devo rifondere per fare un altro anello. Questo è un nuovo campo di battaglia, penso, un po' per tutte le aziende che si occupano dal punto di vista proprio strettamente commerciale, perché sì, c'è la produzione, sì, bisogna avere dei fornitori che presentino una certa sicurezza, una certa chiarezza, ma poi bisogna chiedersi anche il consumatore a un certo punto che cosa vuole. Se mi chiede di essere etico io magari posso rispondere, ma se mi chiede di essere ecosostenibile, cosa sto facendo? Noi come azienda da questo punto di vista siamo un po' bloccati, facciamo questo, rivendiamo oggetti usati, ma ci siamo accorti, proprio perché siamo grandini da questo punto di vista, che ai clienti interessa a questo punto l'oggetto usato proprio perché c'è una nuova visione del gioiello. Prima il gioiello era una cosa che io ottenevo da nonno, più o meno al battesimo, dopodiché era una cosa che trasferivo ai miei figli e ai figli dei miei figli, e quello rimaneva sempre uguale, rimaneva parte della famiglia. Poi a un certo punto si è arrivati, diciamo, a un boom consumistico per cui si compra, si butta, si compra, si butta, e adesso invece stiamo tornando a voler mantenere, ma anche a voler rivalorizzare ciò che c'era. Quindi trovare il gioiello usato, decidere di comprare un usato in generale, in questo caso un gioiello, non è solo perché dici costa meno, che può anche essere, ma perché uno fa effettivamente una scelta consapevole di preferire un altro tipo di mercato, un altro tipo di catena. E questo noi lo stiamo notando nei nostri clienti privati, che hanno effettivamente questo tipo di interesse, di voler dare una vita nuova a degli oggetti che sono invece magari, diciamo, uno può pensare, vai, adesso verrai fuso di nuovo, questo sperabilmente no, i Buccellati, vi prego, non lo fate, mi piangerebbe un pochino il cuore, però uno le fonde di nuovo, toglie le pietre, fa un nuovo gioiello, magari neanche troppo distante da quello che era. Ma perché? Perché poi se vai a comprare l'anello di fidanzamento, che fai? Lo compri usato? Che fai? Lo compri col diamante sintetico? Eppure ci possono essere clienti che chiedono il diamante sintetico proprio perché è ecosostenibile, o l'anello usato proprio perché dici piuttosto preferisco che sia il più sostenibile possibile. Noi come azienda come dobbiamo affrontare questa cosa? Dando ai nostri clienti più chiarezza possibile, perché non basta dire vabbè, noi ce l'abbiamo così, te lo vendo, problema tuo. Eh no, il problema è nostro. Il problema è nostro a livello di formazione interna, perché io che sono uno stimatore, è un perito, è un gemmologo, lo devo sapere che questo è un Buccellati, devo sapere che quelli sono diamanti, devo sapere l'oro che lega è. Io lo devo sapere, lo devo garantire al cliente, ma per farlo ho bisogno che qualcuno prima di me l'abbia insegnato, e non posso basarmi solo, come è stato per tanto tempo, su il nonno, il papà che faceva lo stesso lavoro e poi me lo insegna, io lo insegnerò ai miei figli, perché questo non è più un sistema che funziona. Siamo diventati tutti più grandi, il mondo è diventato tanto più grande, quindi adesso io come azienda mi devo rivolgere al laboratorio gemmologico perché mi insegni, devo rivolgermi all'università perché io possa dare anche perché ci sia uno scambio, che l'università mi possa dare informazioni e io possa dare informazioni all'università, perché il mondo accademico, come ha detto il professor Macri prima di me in una divertentissima presentazione, il mondo accademico di analisi, di gemmologia, di spettri Raman, a un certo punto deve comunicare con il mondo del commercio in maniera tale che si trovi tutti insieme quella che è un terreno comune, che è questa sala, che è Ferrara secondo me, in cui tutti si parli e tutti si comprenda
e si impari pian pianino e si vada avanti più o meno tutte nella stessa direzione, nei nostri piccoli ambiti diversi, piccoli, grandi, le università sono grandi ambiti adesso, parliamo. Però collaborando il più possibile. È diciamo in questa ottica che infatti Loredana sorride e io sorrido, che Afide vuole effettivamente adesso nel prossimo futuro fare una collaborazione con Ligi proprio mirata a una formazione più profonda di chiunque sia interessato a quello che è il mondo del gioiello. Perché non ci si fermi a un master, perché non ci si fermi a un dottorato per poi trovarsi in un mondo del lavoro che spesso è ostile, perché non si esca dal laboratorio gemmologico dicendo e adesso? Perché un'azienda non si rivolga poi effettivamente a dei ragazzi giovani che vogliono lavorare e dica ma non te l'ha detto nessuno cosa dovevi fare, eppure hai tanto studiato. E quindi collaborare tutti insieme per creare un dialogo sempre maggiore, sempre migliore un po' per tutti. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Clarissa, ci sono delle domande? Però il riciclo di quel ciondolo Buccellati lo vorremmo tutti. Esatto, perché il grosso problema adesso è che molti appunto fondono magari un gioiello e quindi si perde anche magari la storia di quel gioiello, e abbiamo visto che la storia è importante, perché quello che è stato fatto magari all'inizio del secolo scorso, poi fra due secoli o tre secoli, diventerà antico e quindi con un valore sicuramente maggiore. I suoi figli o i nipoti. Allora, ultimo intervento di questo pomeriggio, chiamo il dottor Piero Alberto Manuelli, che vi parlerà del rifrattometro gemmologico ad angolo di Brewster, realizzazione, prototipo funzionante e indistruttibile. Credo che sia il sogno di ogni gemmologo riuscire a identificare le gemme con alto indice di rifrazione. Quindi ti lascio la parola. Buon pomeriggio a tutti e spero di non addormentarvi, perché normalmente chi mi conosce mi mette sempre per ultimo in altre occasioni nel campo del volontariato per svegliare le persone, perché normalmente questa è l'ora della pedichella a Roma, però in tutte le città d'Italia e tutto il mondo c'è una specie di collasso psicologico. Va bene, allora io taglierò un po' tutto, qui abbiamo il buttafuori che è bravissimo, che aiuta tutti, che mi carica tutto, il problema non si apre, ai ai ai. Vabbè, io le metto l'altra, non ho problemi, se le trovo, se no per l'abbraccio, non c'è il minimo problema. Anzi, mentre lei mi sistema tutto, volevo fare un commento su delle osservazioni che sono state fatte nei precedenti interventi, che è la collaborazione fra l'università, questi istituti internazionali che hanno portato la gemmologia, diciamo, come scienza quasi esatta, e le aziende che producano. Questo è un meccanismo importante, perché solo in Italia non abbiamo questa collaborazione. Noi per esempio, io fortunatamente ho tre aziende che fanno automazione e strumentazione, però ho visto e ho scoperto che le collaborazioni con l'università sono fattive. Noi andiamo in giro in tutto il mondo, vediamo in America, in Inghilterra, e c'è questa collaborazione fra aziende. Noi abbiamo per esempio, parliamo di geofisica applicata, un contratto, un agreement con l'Università di Genova, e queste persone vengono con noi, è un agreement, dato, sono retribuite, tutto, li chiedono a tutto il mondo. Noi non abbiamo la capacità di collaborare, aziende, istituti gemmologici ovviamente nel nostro campo, che poi sono due principali, la GEMMEI che è nata nel 1900, la GIE che è nata poi dalla GEMMEI, perché ha staccato la parte diciamo strumentale e si è tenuta solo l'education. Quindi ci sono queste, c'è l'università, che ormai quasi tutte fanno questi corsi di gemmologia, bisogna trovare e chiudere questo anello. L'anello è studente, laureato o meno,
master magari da parte dell'università, che questa è la strada giusta. A Birmingham per esempio abbiamo un'università che dà la laurea in gemmologia, ma non è niente, perché uno prende un diploma, loro vogliono il diploma nostro, il PGA, fanno un anno per gli insegnamenti complementari e poi praticamente sono laureati in geologia. Quindi io credo che la strada giusta sia questa, cioè università, master specializzato per questo e quindi sono autorizzati col diploma ad andare avanti e poi collaborazione con l'azienda, perché il tirocinio presso aziende produttive è fondamentale e noi solo in Italia non lo facciamo. Al tempo non so, dei nonni, di mio padre per esempio, che era un ingegnere navale, lì in Germania facevano il tirocinio, signori, quando uscivano dalla fabbrica e facevano 6 mesi di lavoro e andavano già preparati. Noi in azienda abbiamo degli ingegneri che quando vengono ci vuole 2 anni per metterli in funzione, per mettere in moto. Bisogna mantenere la pressione. Va bene, allora parliamo di questo rifrattomero che me l'ha messo a posto. È una storia un po' strana, l'ho messa in ultimo perché così ci facciamo ridere. È un contributo di una persona molto valida, questo Peter Ritter, non si trova più, terza edizione. È una persona che era della GMA, che aveva studiato particolarmente tutta la parte di lui l'ha costruito nel 1989 per conto della GMA, è sopra davanti della GMA, e poi nel 2010 e nel 1915 sono stati brevettati 2 apparecchi uguali e precisi. Io mi sono intestardito perché questa persona era un gemmologo veramente valido. Allora ho potuto partecipare a un'asta archeologica in cui c'era il primo prototipo, se qualcuno si vuole divertire, gli regalo delle pietre e se lo misura, che è stato fatto. E allora ho detto, com'è possibile che siano stati registrati 2 brevetti e vi dico dove, come e quando? Quando questo apparecchio è stato progettato da questo gemmologo che lavorava per la GMA molti anni prima, se lui ha scritto il libro nel 1991 è questo, in cui descrive tutti i disegni eccetera eccetera, e poi me la ritrovo praticamente andando avanti in questi progetti. Questo per esempio è riportato pari pari. Allora parliamo di questo, il problema della gemmologia, gli strumenti più usati, come voi sapete, a parte la bilancia, diciamo, e idrostatica, ovviamente l'indice di rifrazione, perché permette, insieme alle inclusioni che poi ci daranno altre indicazioni, Docet, Google e istituti con cui noi fra l'altro collaboriamo come la GMA, dobbiamo misurare un indice di rifrazione fino a un certo limite. Qual è il limite? È il liquido, questo liquido malefico che corrode anche la plastica, perché a me l'ha corrotta, evidentemente ce l'aveva con la mia plastica del mio supporto, quindi senza questo liquido, che mi sembra sia ioduro, ioduro, io non sono un chimico, comunque un ioduro è comunque fastidioso perché brucia gli occhi, è dannoso alla salute, ai vapori e tutto. Allora questa persona qua giustamente ha detto, come misuriamo l'indice di riflessione sulla base dell'angolo limite o il tir, la riflessione totale interna, perché non prendiamo un qualcosa che è correlato, che è l'angolo di Brester? Quindi un raggio polarizzato, senza andare a vedere qui, che io magari vado molto, molto più veloce, a un certo punto un raggio polarizzato, praticamente che si riflette sulla superficie piana, mettiamo quella che è la tavola adiacente, praticamente è polarizzato. La massima polarizzazione avviene quando questo angolo incidente corrisponde all'angolo di Brester, che è l'angolo dove c'è la massima polarizzazione. Allora cosa ha fatto questo bravo uomo? Io lo devo vendicare, signori, perché ho i miei anni, non è che posso finire senza aver vendicato una persona così valida. Ha detto, vabbè, io a un certo punto prendo un laser, in questo caso di luce rossa, perché è 683 o giù di là, nanometri, gli cambio l'angolo polarizzato, ovviamente, il monocromatico è polarizzato, gli metto un meccanismo meccanico, come dice una vite, vedete, senza fine. È un movimento che è... E a un
un certo punto giro finché il raggio di luce, il quale va in questa, in questo oculare, diviene mezzo chiaro e mezzo scuro. E quello che adopriamo quando facciamo la misura dell'indice di rifrazione a distanza. Siamo d'accordo tutti? Benissimo, allora ho fatto solo questo. Però questo qua, che è una cosa molto semplice, e che gli porterò a termine, perché io ho due figli che mandano avanti queste aziende qui che ho costituito nel 2004, mi hanno dato carta libera. Mi ha detto: se l'angolo di Brester è il tuo problema, ti facciamo quello che vuoi. Ecco, e vi dico poi come lo realizzeremo. Io spero che venga fuori uno studente, signorina o signorino, che possa prendere questa tesi, perché lo ospiteremo volentieri in azienda e gli faremo tutta la parte del supporto sia elettronico che questo. Quindi questo lavorava praticamente, come vedete, su una vite senza fine, questa manopola che ruota, che non facevi altro che guardare sull'oculare, e quando questo cerchio rosso, diciamo, come nell'angolo limite, no? Dell'indice di rifrazione, che si guarda quando la bolla, diciamo, è metà chiara e metà scura, quando si spinge abbiamo raggiunto la massima polarizzazione, e quello è l'angolo di Brester. Il problema è che, poverino, nel 1991 non c'erano le tecnologie. Io ho parlato in azienda, ma ho detto: non c'è problema, possiamo fare due, o mettiamo un encoder, diciamo, assoluto, che mi porta a 10, 15 digit, quante le volete, quindi potete misurare l'angolo con 10 decimali. Oppure possiamo anche mettere, cosa che facciamo noi per fare la misurazione angolare, non so, anche nelle navi, nei flaps, eccetera, eccetera, mettere un potenziometro di precisione e poi trasportarlo in analogico o digitale. Oppure questi motorini passo passo, che noi mettiamo ormai in tutti gli strumenti, perché ormai strumenti analogici a lancetta e a molla non ci sono più, noi abbiamo dei motorini passo passo a basso costo, il quale ruotano e poi prendiamo il segnale e lo visualizziamo. Quindi questo è in sostanza quello che vi ho detto. Il cambiamento che vogliamo fare, ho avuto l'ok in azienda, perché siamo sempre presi così, però è chiaro, a un padre anziano bisogna concedere qualcosa. Infatti l'ultimo email di mio figlio mi ha detto: papà, ma pensa alla sopravvivenza, ma che te frega dell'angolo di Brester? Però me lo fanno, io sto scherzando ragazzi, ma lo facciamo immediatamente, datemi uno studente, una studentessa che sia volontierosa, noi gli facciamo tutto quello che vuole, che lo studi, si tenga al campione, e noi gli realizziamo tutto quello che ha bisogno. E la vediamo anche a Genova in riva al mare, la facciamo anche in barca, perché noi, fra le altre cose, facciamo anche strumentazione in aria. Tutte le motovedette che vedete in giro per l'Italia, carabinieri, finanze, tutto alla nostra automazione. Quindi vi portiamo anche in barca. Va bene, io direi, siccome ero l'ultimo, è inutile che vada avanti, vi ho spiegato tutto, la conclusione è questa: trovati con lo studente, e soprattutto vi saluti la dottoressa Mattucci, no? Uguale, le auguro mille cose, siete delle persone squisite, però avete capito l'essenza delle collaborazioni. Guardate che è fondamentale, università, magari verso un master che fosse più semplice, che si adatta a più lauree, non soltanto scienze geologiche. Io sono un geologo dopo aver fatto l'ingegnere, c'è una passione tremenda, perché ero in giro per il mondo, ero sempre attaccato alle gemme, mia moglie è contentissima, è chiaro, però io avevo una passione, andavo a Singapore, Hong Kong, sono andato in Tanzania con l'amico Pio Visconti, qualcuno lo conosce Pio Visconti? Nell'ICE che lavora con me, abbiamo visitato miniere e tutto, per me è una passione, e ormai è arrivato a questo chiodo fisso, visto che adesso è chiaro, è più lente perché mi dedicano un po' di tempo, e poi abbiamo un'azienda, fra l'altro, che fa automazione, e soprattutto è il laboratorio per i prototipi della Siemens, che si chiama ACS questa azienda. Quindi siamo in grado di fare qualsiasi cosa. Ecco, va bene, allora mandatemi lo studente, facciamo questo progetto angolo di Brester, poi andiamo sulla tomba, gli mettiamo dei fiori e gli dico: guarda, mio caro Peter, sei stato praticamente gratificato. Va bene, l'altro, è giusto farlo, no? Vabbè, io ho finito, perché tanto devo andare.
grazie, ci sono delle domande in sala per il relatore? No, sei stato esaustivo, devo dire. Ah no, ecco, fa. È stato un piolo di papà. Sì. Piero, ti chiedevo l'applicazione gemmologica poi reale di questo strumento, i limiti, se avete previsto quali possono essere i limiti di lettura, ovvero non la definizione, perché... ah, fino a 3,2, quindi sarebbe fantastico. Questa era la domanda, grazie. Scusate, che costano poco, c'è la Fable che ha Hong Kong, ormai un rifrattometro più o meno 2% costa 120 euro, noi abbiamo fatto una convenzione per i nostri studenti, a un certo punto il problema è questo benedetto liquido, perché dove lo mettete? Non lo possono spedire, c'è un problema ambientale, io mi occupo dell'ambiente, a livello di volontariato io proprio lavoro per l'ambiente, a livello di live. E quindi cerchiamo un po' di evitare l'uso di questo, che è limitativo per quanto riguarda, come dicevi tu, alla misura dell'integrazione, perché con quello massimo vai a 1,8, uno non è 8 massimo, 1,79 dipende dal liquido, ma l'altra cosa è di gestire queste benedette bottigline, saputo, ragazzi, o se le rovesciano, se le fanno all'esame, che c'è la frenesia, che tutti tremano, io a un certo punto di queste bottigline, se le fa, a parte fare non le fa più nessuno, ce le dà la Germania, sono tutto per te. Allora, io sono un divenendo gemmologo, già fisico, e per 10 anni sindacalista. Allora, due questioni una sul, diciamo che i laboratori dal punto di vista della, diciamo, della salute e sicurezza sul lavoro debbono lavorare ancora parecchio e questo è un campo che sicuramente in futuro credo che porrà delle questioni. Hai perfettamente ragione, tant'è vero che finisco così poi puoi rispondere. E l'altra è semplice, più semplice dal punto di vista del postulante, il mercato del lavoro si è drogato, per cui mentre in passato fondamentalmente le aziende dopo una preparazione di base che è necessaria fornivano la preparazione specialistica a pagamento, adesso vogliono il soggetto già bello che è formato e specializzato e non lo vogliono pagare, e questa è la stortura che è attuale del mercato del lavoro e che esiste ovviamente anche nell'ambito della gemmologia. Io ti posso rispondere, scusate se ti do del tu, perché siamo un po' più vecchio, ma insomma sono diversamente giovane, chiamiamo così. Allora, il problema penso che sia dell'azienda. Noi per esempio con le società che hanno delle convenzioni a livello provincia, regione per la formazione, noi le prendiamo in stage, le diamo qualcosa sinceramente sotto forma di cosa, perché penso che il problema sia anche quello, questi poveri ragazzi non vanno lì a stare dei mesi perché o li sfruttano o li fanno fare dei lavori di pulizia, noi non lo facciamo, però tieni presente che i nostri diplomati sono assunti tutti, sono qua dall'ultima ondata, l'Istituto Gumbel ne ha presi due che venivano da Pavia, noi troviamo sempre questo perché seguiamo prima. È una cosa forzata, perché è chiaro che non è che fai una fortuna a lavorare in gemologia, lo so, abbiamo delle aziende, in famiglia che vanno benissimo, faccio le corna, però è chiaro, però se tu hai una passione, queste persone qua devono essere utilizzate bene, anche dargli una retribuzione, ma soprattutto trovare uno sbocco di lavoro, perché l'italiano non c'è perché se li assumono li fanno fare, c'è stato delle conferenze, dei convegni, li faccio fare tutto. Fanno fare i fattorini, fanno fare le cose, le vengono sulle scale, quindi hai perfettamente ragione, però la politica delle nostre aziende non è questa, e nemmeno dei diplomi, perché gli ultimi diplomati sono tutti sistemati,
all'estero, la maggior parte, o se le prendono un po' dagli anni, o se le prendono tutti, capito? Devono avere, è quello che dico, che fanno un master universitario, siccome l'Italia è la passione del dottore. Ahimè. Ahimè. Allora, un dottorato fatto presso l'università, che può portare con la collaborazione sia con un'azienda praticamente che costruisce prodotti e anche con un prova, diciamo, quello che internazionalmente sia quello della figlia, quello del figlio è il massimo, perché se vai dalla sotto e devi dire vorrei essere dipendente, ce l'hai anche come deve essere via, loro va bene solo. Sono per la parte inglese, ma per la chirurgia sono andati insieme, che la GIA era filiale, la GIA è greca. Bisogna scopare così. Grazie, bisogna grazie. Roma e poi giù, trova il posto di lavoro. E allora ti vedi tutto il mondo. Va bene, grazie. Grazie ancora. Grazie ancora. Con questo intervento appunto è finita la sessione pomeridiana. Ma lascio spazio a Costanza che proprio per al limite un dibattito e considerazioni e conclusioni finali. Ho voluto a fianco a me due del comitato scientifico, questa come dicevamo è la quarta conferenza nazionale di del diamante gemme di colore e quindi è una storia che parte da lontano e siamo rimasti venerdì pomeriggio un po' ci siamo un po' sfilacciati ma comunque ho molto piacere che Loredana e Diego siano qua che mi accompagnano in queste proprio le ultime 10 minuti un quarto d'ora per fare un po' il punto della situazione di queste due giornate. Non so se siamo riusciti a trasmettervi qual era. Ripeto ancora, ho iniziato ieri l'apertura di questo congresso dicendo queste parole, le conchiudo esattamente con le stesse, con l'idea della gemmologia che qui a Ferrara, grazie soprattutto alla professoressa Martucci, la mia collega, abbiamo impostato e vorremmo insomma che queste due giornate fossero state proprio questa idea, l'idea di una gemmologia che è veramente ad ampio respiro, che interseca ovviamente tantissime discipline delle scienze della Terra, ma non solo, e soprattutto che dialoga con quello che è il mondo imprenditoriale, commerciale, delle realtà locale, nazionale, internazionale. Per cui se avete delle considerazioni, dei commenti, delle idee che vi sono venute in mente seguendo le comunicazioni di oggi o di ieri, il dibattito è libero. Prego. Allora, intanto grazie Costanza. Provo a fare questo primo intervento di questa piccola tavola rotonda di discussione partendo da una premessa. La premessa è che è sempre complesso trovare il punto di equilibrio tra gli interessi e il linguaggio dell'Accademia, anche il modo di organizzare eventi come questo, tipicamente dell'Accademia, rispetto a quelli che sono invece più legati alle realtà del mercato. Quindi noi con tanto sforzo stiamo cercando di trovare la sintesi, siamo consapevoli di essere imperfetti, va bene, qualcuno direbbe ma la perfezione non è di questo mondo, ok? E questo evento, che rappresenta la quarta edizione di questo sforzo che stiamo portando avanti da anni, noi speriamo che possa essere, diciamo, un viatico, un qualcosa che si migliora nel corso del tempo. Siamo alla quarta edizione, non è male, e quindi la nostra idea è di continuare. Abbiamo iniziato a ragionare su quando e dove fare la quinta edizione. Troveremo una sede italiana. Vi ricordo che le prime due edizioni le abbiamo tenute a Catania, la terza edizione a Bari e qui a Ferrara è la quarta. Quindi diciamo c'è anche una volontà di andare a ricoprire varie sedi, vari luoghi, perché riteniamo che sia opportuno anche questo, dare una visibilità diciamo in cammino, in rotazione.
Questa è una premessa e provo a fare la sintesi, diciamo, di quelli che sono, o di quelle che sono le criticità che sono emerse sia da alcune presentazioni da parte di colleghi accademici, sia da alcune presentazioni da parte di esperti del mercato. Una prima criticità che mi sembra essere emersa è che molto spesso non c'è il luogo di incontro, non necessariamente fisico, cioè non c'è il trasferimento dell'informazione dal mondo aziendale a quello accademico. E questo è interessante perché l'ha detto sia qualcuno che viene dall'accademia, ma l'ha detto anche qualcuno che viene dal mercato, il che vuol dire che è un problema di sistema e dobbiamo cercare di affrontarlo. Noi siamo piccoli, è difficile che riusciremo a risolverlo in tempi rapidi, ma la prima cosa che possiamo fare, questo non è complesso, è di mettere immediatamente, di creare immediatamente una rete sulla base, a partire dagli indirizzi di posta elettronica che abbiamo, perché nel momento in cui possiamo raccogliere delle richieste specifiche da parte del mondo aziendale, non è difficile in questo modo veicolarle al mondo accademico. Se le aziende hanno bisogno di personale o sono disponibili a offrire dei tirocini agli studenti o altre forme di ospitalità per gli studenti, pensate alle tesi ad esempio, o anche a periodi legati all'interno del progetto di dottorato, beh, se le aziende sono disponibili, noi dobbiamo trasferire questa informazione all'università, perché altrimenti domande e offerta non si incontreranno mai. Quindi questo è un impegno che credo ci possiamo prendere, cercando di fare al nostro meglio affinché non ci sia più questa barriera, questo muro di separazione. È un piccolo impegno, però potrebbe avere, diciamo, delle implicazioni interessanti e importanti. Il secondo aspetto che ho registrato, diciamo, tra i vari interventi è legato ad alcune forme di diciamo di specializzazione post laurea. Molto spesso è venuta fuori la parola master. Allora, diciamo, da universitario, da direttore di dipartimento, voglio assicurarvi che mettere in piedi un master universitario in Italia non è una cosa semplice come all'estero. Perché? Perché in Italia abbiamo dei vincoli estremamente rigidi riguardo alla livellistica della didattica e quindi un master non può essere costruito perché un ateneo si sveglia una mattina e con buona volontà cerca di farlo secondo quello che sarebbe utile al mercato. Non lo può fare. Questa è l'Italia. Perché? Perché il master deve sottostare a tutta una serie di vincoli molto rigidi di tipo ministeriale, perché rientra all'interno della didattica livellata e certificata. Così come un'università non può alzarsi una mattina e inventarsi una laurea, questo è facile da comprendere, nel sistema italiano non può farlo neanche a livello di master. Allora, perché vi sto dicendo questo? Perché se non ve lo dico, il rischio è che il mondo aziendale pensa che questa mancanza sia il risultato di un disinteressamento da parte dell'università. Non è il risultato di un disinteressamento. Sono 20 anni che cerchiamo di colloquiare col Ministero per trovare delle piattaforme giuridiche in modo da poter attivare dei master in una maniera più semplificata rispetto a quelle attuali. Ma non è così. A questo poi si associa anche il fatto che per alcune materie non è solo il Ministero dell'Università, oggi il Ministero dell'Università è separato da quello dell'istruzione, come sapete, non è solo una questione che riguarda il Ministero dell'Università, ma ci sono alcune materie, e la gemmologia è di confine, rispetto alla quale interviene anche il Ministero di Grazia e Giustizia. Qualcuno di voi mi chiederà perché? Perché è materia degli ordini professionali, che rispondono al Ministero di Grazia e Giustizia, non al Ministero dell'Università e della Ricerca. E quindi su alcune materie bisogna aprire un tavolo poliministeriale. Sapete bene questo cosa significa? Difficoltà, tempi, eccetera. Allora, non voglio ammorbarvi,
ma voglio semplicemente assicurarvi che la mancanza dei master in senso specifico non è il risultato di un disinteresse da parte dell'Accademia, ma è il risultato di una serie di vincoli insormontabili di tipo giuridico. Noi continueremo a lavorare, no? Affinché possano cambiare le cose in una logica europea, tanto decantata, diciamo, ma poco applicata a livello italiano in termini di flessibilità. La cosiddetta autonomia degli atenei universitari italiani, tanto decantata dalla fine degli anni 80 e primi anni 2000, di fatto è rimasta sulla carta, perché la possibilità di fare veramente azioni costruite da zero è quasi nulla, alla luce di quello che vi ho appena raccontato. Quindi l'autonomia degli atenei è un'autonomia, diciamo, mai realizzata. Tant'è vero che quando facciamo concorsi dobbiamo fare concorsi nazionali, dobbiamo sottostare a regole nazionali, chiaro? È come fare un concorso per le poste o per i carabinieri. Questo vi fa capire che l'autonomia degli atenei è rimasta solo sulla carta, non si è mai realizzata pienamente. Quindi ritengo che, diciamo, fosse anche per me moralmente doveroso trasmettervi questo tipo di informazioni, nonché assumerci per quanto possibile degli impegni, come il primo di cui vi ho fatto condivisione, di cui vi ho dato condivisione. E in ultimo, poi lascio la parola agli altri, sarà nostra cura ovviamente tenervi informati riguardo a quella che potrà essere intanto la prossima edizione di questo evento, che speriamo essere fortunata come quello di Ferrara e come quelli precedenti. Tra l'altro abbiamo visto una crescita nel numero di partecipanti, nel numero di aziende, nel numero di università che hanno in qualche modo contribuito. Quindi c'è un trend positivo e questo non può che renderci felici. Vi terremo informati, dicevo, rispetto a quello che organizzeremo, ma non solo relativi alla prossima edizione di questo evento, ma anche a qualsiasi altra iniziativa che un ateneo, più atenei, un consorzio come questo, diciamo, di uomini e donne di buona volontà organizzerà nell'ambito della gemmologia. Ricordatevi anche quello che io vi ho detto nella cerimonia di apertura del congresso. Non esitate, lo dico soprattutto ai colleghi del mondo aziendale, non esitate a contattare le realtà universitarie qualora abbiate una problematica qualsiasi. Non esitate a farlo. Questa rete sicuramente sarà utile, ma indipendentemente dalla rete anche i rapporti bilaterali devono essere costruiti senza esitazione, perché all'interno dell'università ci sono persone di buona volontà, non ci sono solo persone che guardano dall'alto in basso chi viene dall'azienda. Quindi termino con questo pensiero, diciamo, il mio intervento. Loredana, vuoi aggiungere qualcosa? Tu hai la visione, diciamo, allora, sì, infatti, allora, credo che l'istituto come il mio, e qui abbiamo anche altri laboratori, altri istituti che fanno formazione o analisi, siamo, diciamo, tra l'incudine e il martello, quindi siamo proprio in mezzo ad a volte ad alcune esigenze commerciali e al mondo accademico. Quindi noi cerchiamo appunto di collaborare con il mondo accademico perché ci deve aiutare a risolvere determinati problemi. Il grosso, diciamo, la criticità che io vedo invece nel nostro settore è che, e lo noto anche qua, nonostante sia stata un'edizione fortunata, mancano ancora le aziende. Cioè, abbiamo parlato di brand e c'era un'azienda che fornisce gemme al brand, ma il brand che ha bisogno di gemme, che ha bisogno di sapere da dove arrivano, eccetera, non sa che c'è un sacco di gente che sta lavorando per loro. Cioè, non lo sanno, loro vogliono che noi gli risolviamo il problema e basta. E da loro potrebbero arrivare queste richieste, sono loro che poi potrebbero anche assumere i ragazzi preparati. E manca ancora, quindi dobbiamo cercare magari per la prossima volta di coinvolgere ancora di più queste aziende di
produzione di gioielleria. Ricordiamoci che in Italia siamo dei grossi produttori di gioielleria, anche se le aziende magari non sono più italiane, ma la produzione, l'abbiamo vista, rimane a Valenza. Quelle che io ho visto qui, aziende che quindi possono essere chi ha un piccolo un negozio, chi vende gioielli in una città, in realtà ha sempre una preparazione da gemmologo. E non ho visto, per esempio, qui un gioielliere che dice ma vado ad ascoltare che cosa dicono, anche se non sono un gemmologo. Ma è lui che ha bisogno anche lui di queste informazioni. Quindi una critico anche me stessa, di fare maggior pubblicità verso il settore del dettaglio. Ci sono 15.000 negozi in Italia, ma di questi 15.000 voglio vedere quanti gemmologi ci sono, quanti che hanno una buona preparazione. Se fossero tutti così, i laboratori gemmologici o gli istituti di formazione avrebbero lavoro veramente per i prossimi 100 anni. Per cui dobbiamo veramente anche cercare di promuovere questi convegni, questi interventi, che è giusto che siano mediati, perché qui c'è stata la mediazione, verso e fare qualche intervento proprio che possa essere utile a loro. Questo è quanto vi volevo dire. Dana, scusa, non sarebbe il caso, no? Perché parlare forte, non sarebbe il caso per le prossime occasioni di questi convegni di mandare la pubblicità, il folder del convegno, alle camere di commercio e alle associazioni di categoria? Perché a Ravenna abbiamo due associazioni, ASCOM e Confesercenti, però sono molto sensibili a quelli che sono i problemi, le problematiche, diciamo, spicce della gioielleria, del commercio, non dico della gemmologia, perché io sono l'unica bestia rara, l'unico dinosauro che è ormai dinosauro, che sono gemmologo di Ravenna, che sono 45 anni che faccio il CTU per il Tribunale, e dico sempre ma cercatene uno nuovo, non c'è. E allora insomma le Camere di Commercio e le associazioni di categorie, secondo me, è un buon viatico per pubblicizzare queste occasioni. Insomma. Sì, sì, infatti ho detto che è stato anche un nostro difetto non pubblicizzare un po' di più verso il dettaglio, verso appunto Confesercenti, l'associazione degli orafi, eccetera. Abbiamo pensato ad Assogem, all'Associazione Italiana Gemmologi, eccetera. Mi allaccio, ovviamente questo tipo di eventi deve anche, dunque noi ci siamo rivolte alla Confcommercio, alla Regione Emilia Romagna, abbiamo ampliato e ovviamente informato tutte le istituzioni locali, infatti la Camera Commercio Ferrara è stata informata, quella di Ravenna sinceramente non siamo riusciti anche, la Regione Emilia Romagna è stata informata e ci ha appunto dato la... Dall'altra parte abbiamo anche l'università, la nostra università. Questo è un evento che risiede che ricade nell'ambito appunto dell'Università di Ferrara, e quindi anche noi siamo giustamente vincolati a certi, diciamo così, a certi, tra virgolette, standard, dico, non possiamo per esempio fare un certo tipo di pubblicità. Non possiamo, quindi anche noi siamo dalla nostra parte. Questo non vuol dire che non abbiamo un'attenzione soprattutto su questi temi a quello che è il mondo imprenditoriale sul locale, e non lo abbiamo dimenticato. Come dicevo, abbiamo dovuto mediare, però sarà nostra per le edizioni successive di lavorare meglio istituzionalmente verso questi interessi. Un po' alla volta si fa. C'è qualche altro intervento da parte dell'auditorio? Qualcuno che vuole dire qualcosa a corollario rispetto a ciò, perlomeno a ciò che abbiamo portato in riflessione, messo sul piatto?
Prego. Solo una questione molto, diciamo, tecnica, banale. Sono previsti degli atti del convegno, il materiale, diciamo, dei relatori, al di là degli abstract, si pensa di condividerlo in qualche modo? Allora, gli abstract, che erano veri short abstract, sono già a disposizione nel sito. Tutto queste due giornate sono state riprese, come avete potuto vedere, sono state riprese e saranno a disposizione da lunedì o martedì nel canale YouTube, quindi è al pubblico, del canale dell'Università di Ferrara, canale YouTube di Unife. Quindi potete vedere intere due giornate, tutte le presentazioni, gli interventi, le discussioni di queste due giornate. Ed è ovviamente free. È molto difficile governare quello che accade in paesi rispetto ai quali non si ha nessuna possibilità di, diciamo, interagire o imporre delle regole, diciamo, di comportamento. Probabilmente la cosa più semplice è che intanto diventino ben tracciabili quei diamanti sintetizzati in quel modo, perché nel momento in cui l'acquirente sa che quel diamante è sintetico, questo non può creare un bias nel mercato, perché se lo acquista, lo acquista in modo consapevole. L'unico auspicio che possiamo darci in questo momento è che non arrivi, come lei auspicava, anche un'invasione, diciamo, malandrina, insomma, non tracciabile, non certificata. È un'evoluzione, sembra un po' la storia di guardie e ladri, no? È sempre così. Ogni volta che c'è un'innovazione nei processi di sintesi, c'è sempre una prima fase in cui il furbo vince, perché non tutti sono già educati a riconoscere il falso, ciò che è trattato o ciò che è sintetico, quello che è. Finché non si arriva ad un livello condiviso di conoscenze per cui non è più possibile inquinare il mercato, perché oramai tutti gli esperti del settore sono in grado di riconoscere. Allora, anche in questo caso è probabile che si vada intorno ad una fase di transizione in cui il mercato venga inquinato da un arrivo tipo tsunami di pietre sintetiche senza tracciabilità. L'auspicio è che si riesca velocemente ad avere tecnici, esperti, gemmologi. Minore sarà il tempo in cui noi saremo in grado di poter riconoscere quelle pietre, minori saranno i danni sul mercato. Il problema c'è, cioè ce ne rendiamo conto, diciamo, ora. Però quello che noi possiamo fare come comunità è fare del nostro meglio per istruire nel tempo più rapido possibile gli esperti, affinché nessuno possa, diciamo, certificare o vendere, insomma, qualcosa per ciò che non è. E c'è un intervento del professor Scandale, prego. E funziona, eh? Sì. Sì. Credo che questa ultima parte della discussione ci stia portando verso il problema della normativa. Credo che questo problema della normativa, che è un problema antico, dovrebbe essere ripreso. Magari in un prossimo convegno, non so se nel prossimo o in uno dei prossimi, dovremo affrontare questo tema. Ricordo che anni fa ci fu tutto un movimento condiviso sia da parte delle università, degli accademici, che delle associazioni di categoria, gli istituti gemmologici, eccetera, che tendevamo ad ottenere da parte del governo delle nuove disposizioni di legge sulla certificazione, anzi sull'obbligo della certificazione per la vendita. Chiaro? Io stesso sono stato audito dalla commissione, non mi ricordo quale, del Senato di qualche anno fa, di qualche legislatura fa, ma poi non se ne è fatto più niente, per quello che so io. Sì, sì, è rimasto. E allora probabilmente in questa direzione noi dovremmo provare ad andare.
perché il lavoro che si sta svolgendo in questo momento, in questa sede, oggi e nelle precedenti conferenze, è veramente molto importante, perché via via si sta costruendo un terreno comune di discussione, di confronto e di scambio reciproco, che è fondamentale, senza il quale non si va da nessuna parte, ovvero ciascuno va per la sua strada, però non si ottengono quei risultati che, lavorando insieme, si possono sicuramente ottenere e migliori. Però, detto questo, ci manca una parte, che è quella della normativa e della richiesta da parte di tutti quanti noi, sia da una parte che dall'altra, ma tutti quanti insieme, insomma, tutti quelli che condividono questo interesse, ad ottenere una normativa nazionale che possa essere a sostegno di chi opera correttamente. A quel punto il problema del diamante, se sintetico o non sintetico, non si pone più, perché deve essere certificato e quindi deve essere venduto con la sua certificazione. So bene che questo è un problema particolarmente complesso, non è una cosa che si risolve in poche parole. Conosco anche qual è la resistenza che c'è stata e che sicuramente continuerà ad esserci in questa direzione, però noi probabilmente, che non abbiamo gli interessi contrari, ecco, quelli che farebbero da freno a questo tipo di operazione, quantomeno noi dobbiamo riproporla questa questione con forza, dando vigore. Per cui probabilmente il comitato scientifico che si occuperà di mettere in piedi la quinta conferenza, penso che dovrebbe tener conto anche di questo aspetto, magari dedicando qualche piccolo intervento o una sezione di questa prossima conferenza alle questioni normative. Volevo solo dirti una cosa, è più che una normativa, proprio la legge. La legge, perché banalmente la normativa scusami, io l'audizione che la quasi sì, era per la legge. Proposta di legge, perché la normativa sul diamante sintetico c'è già, per esempio, cioè i gemmologi si sono mossi già prima, però rimane con la tua scelta, perché la normativa, non essendo una legge, c'è chi la segue e chi non la segue, quindi sì, dobbiamo proprio pensare a una legge, di nuovo lavorare per questo. Diciamo, questo è un aspetto che andrebbe assolutamente riconsiderato, ed eventualmente potremmo mettere in conto di invitare anche qualcuno che a livello politico può rappresentarci in questa sfida, in questa battaglia, diciamo. Gli uomini cambiano anche a livello di cariche istituzionali, quindi l'auspicio è che coloro che sono arrivati rispetto alla volta precedente, coloro che sono arrivati successivamente, possono essere più sensibili rispetto a questo tema, o che noi abbiamo più forza politica per farci ascoltare e quindi per portare a convergenza la nostra richiesta. Va bene. Io direi che, se siete d'accordo, è arrivato il momento di chiudere questo congresso, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato, tutti i relatori, tutti i partecipanti e tutti voi, grazie a tutti, e ci vediamo, perché abbiamo tutti le vostre indirizzi email, la vostra mailing list, e sarà nostra cura informarvi per le successive e le future iniziative. Grazie di nuovo e buona serata.